Ancora un appuntamento dalla redazione di Biella. Il turismo è una fonte di guadagno, una fonte di richiamo, non lo è per il biellese, a quanto pare proprio in contrasto con ciò che avviene in tutta Italia. In tutta Italia, nei giorni di festa, nei giorni dove i cittadini si legano anche ai visitatori stranieri, si lasciano aperti i punti di ritrovo, per esempio come i musei. Beh, niente, a Biella invece sia il museo del territorio che gli altri musei, che gli altri, sono rimasti completamente chiusi in questi giorni. Questo provoca ancora una volta la considerazione che forse il turismo non è l'alternativa a risolvere i problemi della città. Ma passiamo ai filmati. Tra le feste d'estate nel biellese, un appuntamento fisso è la sagra della Madonna di Campra, organizzata dalla Proloco di Graglia nell'Alta Valle Elvo. Tradizionale la Santa Messa dell'Alba nella chiesetta dedicata alla Madonna della Neve, presieduta da Don Fabrizio, parroco di Occhieppo Superiore, prossimo vicario zonale della Valle Elvo e della Serra. In questo contesto, la Messa dell'Alba, sono molto contento e anche commosso dal grande raccoglimento che avete avuto in questa celebrazione. Anche serate di divertimento con attrazioni hanno caratterizzato la sagra nel pianoro di Campra, dal trenino allo scivolo, all'autoscontro e dal ballo. Nel Salone Polivalente di Viverone, al Festival Musica sul Lago, si è esibita in concerto l'Orchestra da Camera di Stato, The Academy of Solists del Kazakistan. Sono emersi gli sfavillanti virtuosismi violinistici dei solisti attraverso notissime pagine di repertorio. È stata fondata nel 1991 su iniziativa della celebre violinista Ayman Musa Kozayeva e annovera al suo interno tutti i professionisti affermati e premiati in concorsi internazionali, che grazie alle proprie doti musicali e alla grande versatilità rendono ogni concerto un'esperienza indimenticabile. È stato un vero peccato non aver potuto apprezzare l'evento nel contesto di una cornice ambientale più adatta al genere musicale. È venuto a mancare prematuramente Stefano Patti, volto e proprietario del celebre ristorante Menabrea di Biella. L'uomo è stato stroncato da un aneurisma, lo conoscevano tutti, ha contribuito nel biellese al successo della Menabrea, fondata dall'omonima famiglia nel 1867. Ad oggi vanta ben 13 riconoscimenti mondiali. E anche per oggi dalla redazione di Biella è tutto, a risentirci.